Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Oggi incontriamo Francesca Germano, nutrizionista. Grazie Francesca. Salve a tutti, grazie Raffaella per avermi invitata nel tuo spazio. Grazie a te per aver accolto il nostro invito, il tuo contributo sarà fondamentale. Ci saranno diversi incontri con la dottoressa Francesca Germano, che ci spiegherà, ovviamente ci darà dei consigli utili per come diciamo nutrirci in maniera sana. E chiaramente la cosa che ti chiedo in primis è il ruolo del nutrizionista, qual è il ruolo, qual è appunto certo. Quali sono i parametri che il nutrizionista segue per aiutare ovviamente a seguire una dieta corretta. Certo, allora vediamo subito che il nutrizionista è un professionista della salute abilitato a valutare quello che è lo stato nutrizionale del paziente, capire quelli che sono i bisogni da un punto di vista nutrizionale del paziente. Il nutrizionista autonomamente può elaborare piani nutrizionali, diete. Il termine dieta, secondo la Federazione della Società Italiana di Nutrizione, significa proprio un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente ideale nel caso di una patologia, ma anche come prevenzione di patologie, le patologie. Perfetto, ecco Francesca. Quali sono le persone, la fascia di età che si rivolge in maniera più frequente al nutrizionista, che è in sovrappeso ovviamente? Allora, diciamo che tutti possono rivolgersi al nutrizionista, dal bambino, il bambino che vuole perdere peso, l'adolescente, spesso vengono accompagnati adolescenti dai genitori perché oltre che per perdere peso, vengono accompagnati dai genitori per rieducarsi, perché il nutrizionista è vero da consigli alimentari, elabora diete, piani nutrizionali personalizzati, ma la cosa più importante è quello educare il paziente, educare colui che si rivolge al nutrizionista, educarlo da un punto di vista alimentare. Quindi abbiamo detto il bambino, l'adolescente, si rivolge ancora al nutrizionista l'adulto sano oppure l'adulto con una patologia accertata, diagnosticata da un medico chirurgo. Si rivolge al nutrizionista una donna in qualsiasi stato, che sia una donna che vuole avere una gravidanza oppure una donna appunto in gravidanza, una donna in menopausa, ma anche un anziano, uno sportivo. Quindi non c'è una fascia d'età diciamo che è predominante, no? In realtà è un po', racchiude un po' tutte le fasce d'età. Sì, certo. Come poi in base alla fascia d'età in base al soggetto, ogni soggetto ha una dieta personalizzata, per ogni soggetto c'è una dieta, il piano nutrizionale, la dieta viene proprio stilata, cucita addosso al paziente, e certo. Quasi la maggior parte delle diete in base all'età vengono comunque fatte sul paziente, ma nella maggior parte dei casi vengono supportate da integratori alimentari. Un integratore alimentare, che cos'è un integratore alimentare? Un integratore alimentare va a supportare, è un prodotto alimentare che va a supportare proprio la dieta. La dieta, tu mi parlavi prima appunto di registrare la nostra intervista di un'azienda che produce anche degli integratori molto efficaci in Calabria. Sì, un'azienda veramente, un'azienda meravigliosa, un'azienda calabrese che produce integratori nutraceutici biologici. Questa azienda è Wellbit, si chiama, non so se la conosci. Sì. E appunto, in particolare l'integratore che vado a suggerire nella maggior parte dei casi è il Multivit 400, che è un integratore di Multivit, proprio come dice la stessa parola, è un multivitaminico. E quindi sicuramente efficace per integrare anche diciamo quella che è una dieta da seguire. Certo. E come si svolge una visita dal nutrizionista? Allora, come viene effettuata dal nutrizionista? La prima cosa che bisogna chiedere al paziente sono delle analisi fatte su sangue. E quando il paziente si reca in studio con appunto queste analisi abbastanza recenti, vado a fare un'anamnesi. L'anamnesi è molto importante, fare un'anamnesi patologica, così come patologica sia familiare che non, perché ci sono delle patologie familiari che con la dieta sicuramente il quadro della patologia va a migliorare con una dieta specifica. E quindi
che cosa... E quindi praticamente allora si svolge, allora, quindi, tu hai praticamente... Facciamo un'anamnesi, sì. Mi ero persa un attimo. No, non ti preoccupare. Allora, in base all'analisi chiaramente poi viene cucita un'anamnesi. Addosso, come dicevi tu prima. Sì. Allora, l'analisi, l'anamnesi... Anamnesi cosa consiste? Andiamo a prendere l'altezza, il peso, il paziente, le circonferenze, circonferenza dell'addome, ma anche la circonferenza degli arti, perché il dimagrimento deve essere... su tutto il corpo. Totale, certo. Sì. E in ultimo andiamo a fare, non per importanza, andiamo a fare l'esame impedenziometrico. E quell'esame cos'è che l'esame ci permette che di cos'è? Vedere appunto la composizione corporea, okay. Quindi la percentuale in quantità di acqua, di massa grassa e massa magra. Infatti la maggior parte delle volte il paziente, anche sano, si rivolge al nutrizionista anche semplicemente per modificare quella che è la sua composizione corporea, perché magari vuole aumentare la massa muscolare, è il grasso quello che è dannoso, quindi vuole diminuire la sua massa grassa. Assolutamente sì. Perché è così facile ingrassare, Francesca? Beh, oggi diciamo che ci recchiamo... È facile ingrassare perché a casa abbiamo gli elettrodomestici che fanno tutto per noi. Ci rechiamo al lavoro grazie a mezzi come macchina, autobus, e quindi veramente gli sforzi sono minimi. È così facile reperire il cibo, perché a casa abbiamo, ormai tutti abbiamo le case la casa piena, il frigorifero pieno di cibo, e quindi ecco perché è così facile ingrassare. Assolutamente sì. Poi il ritmo di vita pure che si fa, ovviamente sì. non si ha il tempo di cucinare, diciamo, degli alimenti sani, per cui ci si accontenta di pasti veloci e che sono... Ma poi anche... basta guardare il bambino, magari noi uscivamo, si giocava fuori, si giocava all'aria aperta. Assolutamente sì, invece il telefonino perennemente. Perennemente, cosa triste. Davanti alla televisione, sul divano, e quindi è inevitabile. Assolutamente sì. In chiusura, Francesca, tra 2 giorni, 3 giorni è Natale, chiaramente in questo periodo si mangia tanto. Qualche consiglio per, diciamo, limitare un po' i danni? Quali possono essere? Ok, allora vediamo. Natale, io dico sempre, no, è Natale per Natale tutti. Si mangia, signori. È Natale per tutti. E poi una cosa importante, non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale. È Natale, quindi, è vero. Diciamo, è Natale per tutti, ci concediamo qualche sgarro, dai. Lo in genere possiamo si fare. Fa uno sgarro a settimana, una dieta prevede in genere uno sgarro. Sì, perché se no non si riesce a continuare. Mi pare che sia un trucco questo, correggimi certo, se sbaglio, certo, perché lo sgarro ti aiuta proprio a continuare il sacrificio. Io spesso dico ai miei pazienti, ogni tanto devi sgarrare perché sgarrando sta bene la mente e risponde bene anche il corpo. Assolutamente sì. E quindi cosa possiamo consigliare? Allora, ad esempio, vigilia di Natale, la sera di Capodanno, sappiamo nelle nostre famiglie è previsto una grande... pietanze, come se non ci fossero. Al mio paese si usano fare 13 piatti. Sì, sì, diciamo che tendenzialmente questa è la tradizione, 13 pietanze per tutti. 13 pietanze. Allora, sicuramente... evitiamo di fare gli spuntini, certo. In questo caso gli spuntini in genere io li consiglio sempre, sono fondamentali per pagare la fame, però in questo caso evitiamo gli spuntini, magari facciamo una colazione abbondante, un pranzo leggero, potremmo mangiare a pranzo delle verdure crude, delle verdure lesse, un minestrone, un piatto, una zuppa di legumi. Per prepararci poi a cena qualcosa in più, assaggiare. Con delle piccole quantità, ovviamente. Sì, però magari assaggiamo tutto. Certo. Non rinunciamo a tutte le 13 pietanze. Sì, magari evitiamo quello che magari non ci piace. Esatto. Non forziamoci. Ovviamente, certo. E magari quello che potremmo fare è evitare di concludere il pasto con dolce, con il con dolce. Frutta. Ce lo otteniamo per il giorno dopo, magari. Sì, magari a colazione. A colazione. Sì, perché no. Invece giorni come il 25, il 31, che ci aspetta un bel pranzo abbondante, in quel caso ci scarichiamo a cena, ci scarichiamo in che senso? Magari cena, facciamo una cena piuttosto leggera, un brodo oppure un... sempre della verdura, della frutta, cuoca. Della verdura, sì, ma magari non si ha neanche fame, spesso, per cui sì, ci alziamo così tardi, è quasi ora di cena, e ce la capiamo così. Francesca, abbiamo terminato il nostro tempo, noi ci rivediamo grazie. Settimana prossima con altri consigli, grazie a te, buon Natale, auguri di buon Natale. Grazie, e noi ci vediamo nella prossima settimana, grazie ancora a Francesca Germano, a più tardi, grazie.